Un incontro casuale nel mondo del virtuale che si trasforma in un legame travolgente, una spirale di passione, amore e di affinità elettive che vanno al di là della razionalità e che restano il più grande mistero dell'universo. Questa è la storia raccontata in Spirali di vetro, il primo libro della nissena Rossella Candura. Da sempre appassionata di musica, tanto da far parte di un gruppo rock Immagini Spinose, è influenzata dai suoi scrittori preferiti, Alessandro Baricco e Andrea De Carlo, Rossella Candura ha voluto tradurre la fantasia in parole, colmando il suo bisogno narrativo, raccontando con uno stile semplice una trama avvincente. Un libro al secondo posto tra gli ebook scaricati su internet, che racconta la storia di Andrea, giovane medico di Pescara fidanzato da 9 anni con Sophie, e di Penelope, un'investigatrice, che si incontrano per caso su un gioco online, una realtà virtuale dove il germe della seduzione mette radici e si alimenta grazie anche alla passione di entrambi per la musica. Una parte del romanzo ha anche, diciamo, un legame con la musica, che è un collante, un qualcosa di importante nel romanzo, perché crea quella atmosfera giusta. E tra l'altro io vorrei anche ringraziare appunto il cantante dei Marlene Kunz, Cristiano Godano, il quale mi ha dato l'autorizzazione per poter mettere appunto il nome del gruppo e quello suo, perché lui è anche parte del romanzo, dove appunto i Marlene Kunz fanno da collante a questa meravigliosa storia di amore tra i due ragazzi, Penelope e Andrea, appunto. Il messaggio fondamentale sicuramente è l'amore che vince su tutto, e con un senso del vero, con un senso molto pratico. E io ho voluto scrivere questo romanzo, il mio primo romanzo, proprio per un bisogno narrativo. Avevo questa storia dentro e la volevo condividere.